Oh, stasera sarà il freddo, sarà la neve, sarà il ghiaccio. Ma... Ehi! Si parlava di Edoardo ed eccomi qua. Ma buonasera, Edoardo. Buonasera. Ma che piacere avervi qui. Ma come avete fatto a... Ehi, Anna, gli stavo in giro. E San Pietro mi ha chiamato. Edoardo, parlano di te, Anna, al club di Anna Calemme. Effettivamente. Ehi, che io fa? Non mi dire niente, ci sta una scuola che presenta i miei vestiti e io devo andare. Ed eccomi qua. E allora io ti lascio un pochetto con il mio pubblico. Buonasera, telespettatori. Voi mi credete che in giro si sta bene? Io da poco ho finito di fare il presepe con Cuncet, con tutti gli artisti napoletani, e abbiamo sfidato quelli del nord che fanno l'albero. Ma noi vinciamo, Cuncet, come si dava da fare, abbiamo vinto perché... Noi a Napoli facciamo sempre un presepe e poi ci andiamo. E solo che poi è successa una cosa, che anche in giro ci sta la crisi. Sì, mi hanno fatto la notifica perché io faccio il presepe abusivo. Ma com'è possibile? Come? E anche gli angioletti non hanno più le ali grandi, ce l'hanno più piccole. Ma è mai possibile? Però niente, vi voglio dire che noi anche in cielo avvertiamo la crisi di questo governo italiano, no? Stamattina San Pietro, Edoardo, è arrivata una preghiera per voi che parla della munnezza che è aumentata. Ma che ci posso fare? I problemi ci sono sempre stati. Però io vi dico una cosa, Napoli è la vita mia, voi siete la vita mia, volimmoci bene, per 100 anni, un applauso a Imma fa. In tuo cuore, ad Anna, il tuo club è promesso che scende, mi sta facendo un dipinto, mi sta facendo che io poco porto in cielo e piccendo Anna a cascella, non c'è la musica, bravo, io me va, Lo avete visto sotto le vesti di Edoardo? Lui è Angelo Iannelli. Va bene, grazie a te, Anna. Ringrazio anche tutti voi. Allora Angelo, io so che tu hai scritto questo meraviglioso libro di poesie e a quale ero presente anch'io. Infatti. Ma non puoi andare via questa sera se non aver, prima accontentato me, nel senso mi devi recitare una poesia. Va bene, ogni desiderio tuo sarà fatto. Bene. Va bene, ok. È passato tanto tempo, a quando sono nata, ma non so che non voglio un giro, ma sono padre e figlio e tengo una bella famiglia. Ha già visto tante cose, come sole, quando tramonta, secondo le ingoppa all'onore umano. Ha già vissuto gioie e dolore. Ma una cosa non mi può passare, è che sto fuoco che tengo dentro questo cuore. E come una malattia, non sono stato mai. La passione fa poesia, ma mi ha mandato Dio, mi ha mandato Angiolil, che appena l'ha già vista, mi ha benedetto, facendomi superare ogni cosa. Sta Angiolil con me, Angiolil, mi scippa e parola a pietra, e in da notte, piano, dolce, mi gli fa la mano. Scrivi un coppo foglio, papà, come se stesse in paradiso. Dopo tanto tempo, hai già capito, sto fuoco, perché non sono stupato mai. Sto fuoco è Dio, questa passione è la poesia.